Benedetta Parodi lascia Domenica Inn, la sorella Cristina resta da sola su Rai 1. Benedetta Parodi se ne va da Domenica Inn. La notizia, per certi versi non in attesa, è anticipata da Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera. Benedetta Parodi abbandona Domenica Inn, ecco il motivo. Questa settimana andrà in onda solo una sua breve clip già registrata, dopodiché la conduttrice non dovrebbe apparire più nel contenitore di Rai 1, lasciando sola la sorella Cristina, si legge nell'articolo del quotidiano milanese. La partecipazione di Benedetta al contenitore domenicale di Rai 1 si era ridimensionata sempre di più, dal ruolo di co-conduttrice con interviste, giochi e ricette al relegamento negli ultimi 10 minuti della trasmissione, con la preparazione flash di un piatto e la trasferta nella cucina di un VIP. Gli ascolti sono stati decisivi nella scelta, Domenica imboccheggia tra l'11% della prima parte e il 9% della seconda, proprio quella in cui c'è Benedetta, senza impensierire minimamente Domenica Live di Barbara D'Urso, che stravince di oltre 10 punti. Cristina Parodi aveva difeso la presenza della sorella a Domenica Inn. Ospite a TV Talk, Cristina aveva parlato anche della formula della co-conduzione con la sorella, non riuscita. Quanto le dispiace? Moltissimo, perché ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo e sono convinta che avrebbe anche avuto senso continuare, ma la TV di oggi macina tutto molto velocemente e non c'è tanto tempo per metterla a punto. Benedetta Parodi non è un volto di Rai 1, ha una storia televisiva importante in altre reti, ci voleva un po' di tempo in più per renderla un volto più abituale per Rai 1, mi dispiace, abbiamo scelto di comune accordo un diverso tipo trattamento in cui lei funziona bene. Cristina Parodi e le differenze tra Domenica Inn e Domenica Live. Sul confronto con Domenica Live di Barbara D'Urso la Parodi aveva affermato, serve puntare su un'altra cosa, sul prodotto, sulla qualità, sui contenuti ed è quello che noi facciamo. Sono due programmi molto diversi, che non si possono paragonare, da una parte l'immagine della donna, che ha il seno più grande del mondo, dall'altra noi che intervistiamo Piero Angela, ma è giusto così e che ognuno scelga il suo programma preferito. Rai 1, per il compito che ho avuto, deve fare un programma di intrattenimento con contenuti di qualità di un certo tipo e questo stiamo facendo.